Sì, perché è una cosa ottima, veramente è un peccato, pure io che diciamo li pago le cose, è un peccato farle perdere, perché appena sto bene io subito smetto, ed è un peccato, cioè veramente è uno spreco e non è giusto che si sprechi. Sono ottime cose, meno male che ancora rimane in questa Italia povera, tartassata, ecco, meno male che rimane ancora questa grande solidarietà. Speriamo che lo Stato ci stia vicino in tante altre cose per questi nostri giovani, perché rientra pure in questa cosa. I giovani vorrebbero fare, anzi con tutto che c'è la loro povertà, che non ci sono alternative, abbiamo il 40% dei giovani inoccupati. Meno male che c'è viva questa cosa di solidarietà, che si mettono a disposizione del prossimo, lo vediamo come nelle zone terremotate. Insomma, siamo un esempio per il mondo, va, nel nostro piccolo. La ringrazio. Lei perché ha deciso di donare un farmaco al banco farmaceutico? Perché penso che sia un'iniziativa positiva. Poi sono stato consigliato dalla dottoressa Raddi e per me quello che dice la dottoressa Raddi è sempre un ordine. Grazie mille. Prego, buona serata.